È una decisione nel segno della tempestività, della immediatezza. La reputo molto buona nel clima, diciamo, di assedio che la Chiesa subisce su questi temi, dove una delle accuse ricorrenti è di coprire, rinviare e puntare sui tempi lunghi. Questo modo di procedere, una volta appurata con certezza, con una certezza morale, la colpevolezza, risponde, diciamo, sgombera il campo da questa critica. Luigi Accattoli, giornalista e scrittore vaticanista del Corriere della Sera fino al 2008, commenta così la decisione che ha portato Papa Francesco a ridurre allo stato laicale l'ex parroco di San Giuliano, Don Marco Mangiacasale, prima ancora che venisse concluso l'iter giudiziario. Una strada, quella percorsa da Papa Francesco, già tracciata da Benedetto XVI. Negli anni 2010-2011, come abbiamo saputo, sotto Papa Benedetto sono stati ridotti allo stato laicale 384 preti colpevoli di abusi sessuali nell'insieme del mondo. In molti di quei casi era come per Como, come per la vicenda di Como, cioè non si è atteso la conclusione degli iter, ma quando c'è una certezza interna alla Chiesa, già prima che non nei tribunali, che vi è stato un abuso, una colpa, la decisione di intervenire era già attuata, insomma, questa prassi c'era già con Benedetto e semplicemente la porta avanti Francesco. Non abbiamo il suo stesso desiderio. Allora abbiamo